Di Radio Mario durante questa campagna elettorale ha colpito molto una frase di Pittella all'incontro a Casoria. Gli disse: forse il errore è stato creare prima una moneta e poi un'entità. E questo è vero, intorno all'euro si è giocata una partita che offre tanto spazio per partiti populistici per dire no, non vogliamo più l'euro, vogliamo uscire, tornare ad essere un'azione. Allora adesso, caro Mario, la parola. Se vuoi deve dire qui oppure. Grazie a tutti. Bellissima occasione, io sono entusiasta di questa Cappella Escolare. Mi piacerebbe iniziare da qui, la Cappella Escolare. Siamo invece alle battute finali. Ho sentito discorsi molto, molto interessanti, molto convincenti, molto radicati in una profonda cultura socialista. Mi sento ancora più socialista se ce ne fosse veramente bisogno, dopo questa esperienza in questa campagna elettorale. Sono fiero del mio partito, sono felice perché c'è una grande qualità nel nostro partito, c'è un grande patrimonio culturale, ma fatto di una cultura politica che io considero unica. Non vedo salvezza per l'Italia e per l'Europa se non attraverso questo un governo che sia guidato da esponenti che hanno nel loro patrimonio culturale, politico, che hanno questa grande tradizione dentro. Una cultura che mette al centro il rispetto per l'uomo, mette al centro la responsabilità sociale, mette al centro la promozione dell'uomo in tutti i suoi valori, quelli appunto che riguardano certamente l'economia, quindi la capacità di vivere bene, di vivere in una condizione di benessere, perché senza il benessere, chiaramente, come illustri compagni che hanno fatto la storia del nostro partito hanno sinteticamente e significativamente affermato, non c'è libertà. Questa cultura io credo che possa salvare ancora una volta il nostro paese dalla deriva dei populismi e possa essere un cemento solido su cui mettere mano finalmente all'Europa per dargli un senso compiuto. Questa Europa che sbanda pericolosamente, che è strumento di interessi lobbistici internazionali, che non risponde più a quelli che erano i caratteri del disegno originario, di essere finalmente uno soggetto capace di fronteggiare le gravi crisi internazionali, a partire dai mercati, ma poi le gravi crisi soprattutto che riguardano la stabilità e la pace nel mondo. Credo che da lì sia partita la costruzione europea e credo che dovesse diventare nel tempo finalmente un vero governo capace di risolvere i gravi squilibri territoriali dello sviluppo, di risolvere le problematiche della vita, della qualità della vita, di risolvere gli squilibri dei mercati nel rapporto con il resto del mondo, soprattutto di fronteggiare adeguatamente gli effetti che noi abbiamo conosciuto solo in negativo della globalizzazione. E quindi io credo che l'Europa debba tornare ad essere questo grande progetto, un progetto che rafforza il nostro continente, che riesce a determinare finalmente un equilibrio nelle economie dei paesi che ne fanno parte, che riesce a garantire sicurezza e pace
nei suoi confini, ma oltre, nell'area di influenza, sia all'est che nel sud d'Europa, e che è in grado effettivamente di offrire ai cittadini non una vita, un rapporto così difficile come lo stiamo vivendo in questi anni, ma una sicurezza, una garanzia di futuro al centro della quale ci debbano essere le nuove generazioni, i giovani. E io credo che se l'Europa può tornare ad essere questo progetto, e su questo progetto può tornare finalmente a garantire prospettiva e sviluppo, io credo che noi avremo assicurato alle nuove generazioni una prospettiva di vita solida, sicura, importante. Oggi l'Europa è solo moneta, è solo imposizione di una linea di rigore che non corrisponde più alla necessità di risolvere le gravi contraddizioni in cui questa crisi della finanza internazionale ci ha proiettato. L'Europa deve tornare a diventare, ad essere prima di tutto, un soggetto politico capace di assicurare un governo solido, un governo democratico, un governo efficace. Deve appunto assumere coraggio, deve assumersi i suoi rischi, deve mettere gli eurobond, deve acquisire con questo meccanismo il debito dei paesi più deboli, e deve avere la capacità di rilanciare l'economia in tutto il territorio del continente. Noi, se non c'è questa direttrice, non capiamo più veramente cos'è l'Europa, cosa mira l'Europa. E qui purtroppo il populismo sta facendo la sua parte. Noi siamo nella fase più acuta della crisi, e questa destabilizzazione a cui di natura politica, a cui i populismi stanno portando e che dilagano un po' in tutta Europa, rischia nuovamente di generare una crisi pericolosa nei mercati internazionali, laddove sembrava che ci fossero i primi segni per rilanciare veramente l'economia europea, ma l'economia soprattutto nei paesi più deboli come l'Italia. Abbiamo avuto solo i primi segnali, e sembrava che fossero rafforzativi di una tendenza di uscita dalla crisi in cui ci troviamo. Io credo che abbiamo bisogno di stabilità politica. Per avere stabilità politica, io credo che dobbiamo, soprattutto nel nostro paese, tornare a rifondare la politica. Rifondare la politica significa effettivamente immettere qualità, significa finalmente immettere cultura politica. Questi 20 anni ci hanno dimostrato di aver vagato in un deserto di idee, di idealità, soprattutto di cultura, dove è venuta meno veramente la grande tradizione riformista e socialista nel nostro paese. Credo che questo abbia impoverito complessivamente la politica, la classe dirigente di questo paese, e abbia generato una grave sfiducia da parte soprattutto delle giovani generazioni. La sfiducia in questi anni è arrivata ai minimi storici. Le cose che diceva Erika credo che diano il segno, insieme ad Aldo, diano il segno di questa aspettativa drammatica da parte dei giovani. Un'Europa che non sa rispondere a questa domanda di sicurezza, di lavoro, di sviluppo, non può non essere oggetto di populismi che stanno dilagando in tutta Europa. La grave disoccupazione è un'emergenza a cui bisogna dare risposte molto velocemente, e quindi l'Europa deve tornare finalmente ad adottare strumenti per la crescita, strumenti per stabilizzare la vita economica e sociale dei nostri paesi. In questa crescita io vedo fondamentale e importantissima, decisiva, il ruolo del nostro meridione, delle nostre regioni.
e quindi lo sviluppo in queste regioni, che non può non partire da quelle che sono le risorse naturali, cioè il potenziale naturale delle nostre regioni. L'agricoltura con la sua grande tradizione, l'agroalimentare, il turismo che è collegato a questi valori può rigenerare nuova economia, un'economia sana, uno sviluppo quindi sostenibile e una risposta credibile all'occupazione. Negli ultimi 3 anni abbiamo avuto in controtendenza la nascita di nuove 117.000 imprese che hanno nuovamente saputo credere, saputo scegliere nell'agricoltura, in questo settore strategico, l'obiettivo per rilanciare il lavoro, per rilanciare la loro attività e per generare nuovamente ricchezza. Solo nel 2012 abbiamo avuto 35.000 nuovi giovani imprenditori under 30 che hanno fatto una scelta importante in questo settore. L'85%, come dice in questi giorni il Censis, degli italiani è ancora profondamente convinto che l'asset dell'agricoltura sia l'asset in cui si può ancora generare ricchezza e dare una risposta importante alla dilagante disoccupazione giovanile e non solo. Allora io credo che noi dobbiamo tenere ben presenti questi obiettivi se vogliamo dare veramente all'Europa una direzione di sviluppo che sia fondata veramente con i piedi per terra su un'economia sana, su un'economia che può essere finalmente un'opportunità importante, strategica per il nostro meridione. Certo, a questo bisogna accompagnare una programmazione dello sviluppo delle infrastrutture nel nostro meridione. La povertà del nostro meridione è segnata dalla totale carenza di infrastrutture capaci di far viaggiare merci e uomini, di assecondare l'esportazione dei nostri prodotti, come di far arrivare il turismo e di farlo diventare di nuovo una grande carta strategica del nostro sviluppo. Insieme ai beni ambientali, ai beni culturali, ai beni architettonici di cui è ricco il nostro territorio. In questi termini io credo che si possa parlare di Europa, si possa programmare nuovamente lo sviluppo e si possa finalmente dare una risposta seria, ragionata, responsabile al disfattismo e al populismo che sta avanzando. Ma credo che la carta della buona politica, che passa sicuramente attraverso questo nuovo segnale importante che il PD attraverso Renzi ha dato, cioè dell'adesione al Partito Socialista Europeo e del patto federativo col Partito Socialista Italiano, siano una garanzia formidabile per tornare a rafforzare i contenuti di una proposta politica seria e responsabile alla società nel suo complesso, ma soprattutto ai giovani. Noi dobbiamo far leva su questi argomenti, dobbiamo far leva su queste novità importanti, dobbiamo prendere atto che la conflittualità è fondata sul risentimento a sinistra nella società italiana, non ha fatto altro che arrecare ulteriore danno a una grande tradizione che invece poteva essere la vera guida per una rifondazione della politica nella società e per garantire alle istituzioni una guida illuminata, una guida efficace per sottrarre il nostro paese dal declino in cui ci troviamo. Siamo ad una svolta, secondo me, sotto questo profilo. Noi dobbiamo saperla cogliere, dobbiamo saperla assecondare, dobbiamo rilanciare con un atteggiamento responsabile e fiducioso verso questa nuova prospettiva di collaborazione vera con il Partito Democratico. Questo porterà qualità anche in Europa, porterà sicuramente ad avere le precondizioni per affermare un governo europeo che abbia un orientamento progressista fondato su questa grande cultura. Io sono fiducioso che se noi faremo questo avremo iniziato
ancora lungo il cammino, però sarà la giusta direzione che potrà ridare all'Italia il ruolo e il prestigio che ha avuto in epoche più fortunate, grazie a grandi leader che l'Italia nella sua storia ha potuto annoverare e che